Mi chiamo Alessandro Brumini e presento un paper dal titolo Asia, una nuova Roma, colonialismo repubblicano nel Rio della Plata 1855-1861, che all'interno del panel che coordino intitolato Italia globale, colonia e imperialismo informale in Nord e Sud America. L'8 marzo 1855 l'esule marziano Silvino Livieri veniva autorizzato a formare un corpo militare per la colonizzazione delle Pampas argentine a sud-ovest di Buenos Aires. Secondo l'accordo generale, la Legion Agricola Militare avrebbe dovuto occupare l'area di Bahia Blanca, sconfiggere la resistenza delle popolazioni indigene e installare un insediamento agricolo a scopo abitativo. In pochi mesi furono reclutati circa 360 volontari di origine italiana, a cui si aggiunsero successivamente altri 300 volontari stranieri. Il progetto, promosso dal ministro Porteño Bartolomé Mitre e supportato dalla Congrega Neoplatense della Giovine Italia, culminò il 10 luglio 1859 con la nascita di una colonia che simbolicamente fu ribattezzata Nuova Roma. Il progetto di colonizzazione di Bahia Blanca costituì un ambizioso disegno di colonizzazione e emigrazione repubblicana organizzata. Questo programma, nato con l'obiettivo di raggruppare gruppi di patrioti colpiti dalla restaurazione post-48esca sulla penisola italiana, si incrociò poi con le esigenze del governo dello Stato di Buenos Aires, intenzionato a imporre la propria sovranità politica sui territori interni abitati dalla popolazione indios degli Araucani. Tanto per le elite argentine quanto per i repubblicani italiani, questo ideale di missione civilizzatrice costituiva uno dei paradigmi fondamentali per lo sviluppo della propria azione di stampo democratico in relazione alla costruzione dello Stato-nazione. Tale prospettiva, che rifletteva alcune argomentazioni tipiche dello storicismo vichiano nonché del riformismo sansimoniano, agganciava quindi le categorie di diritti sociali, libertà politiche ed uguaglianza giuridica, su cui tanto le elite argentine quanto i repubblicani italiani innestavano la propria idea di Stato-nazione, e a loro volta al raggiungimento di un certo sviluppo storico da parte di uno o più popoli, in contrapposizione ad altri definiti barbari o arretrati. L'idea romantica di nazione, quindi, quale comunità di destino cementata dai valori della fratellanza e dal sangue della lotta, finiva per plasmarsi sul modello di terra da civilizzare sulla base dei grandi valori democratici, assurgendo poi il modello di civilizzazione romana, e da qui il nome della colonia Nuova Roma, a esempio per la diaspora italiana e al contempo per lo state building argentino. A livello storiografico, il colonialismo costituisce un tema abbastanza dibattuto ma ancora controverso nella storia contemporanea italiana. Gli studiosi hanno solitamente associato l'espansione coloniale italiana alla grande storia di conquista imperiale dei territori extraeuropei, avviatasi intorno agli anni 70 del XIX secolo e poi proseguita fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Prima di questa fase, tuttavia, una serie di attori non tradizionali, tra cui appunto gruppi di patrioti e repubblicani, in questo caso provenienti dalla penisola italiana, realizzarono un'altra forma, probabilmente ancora più di successo, di espansione coloniale, che è sintetizzabile con l'espressione colonialismo informale e la cui narrazione è stata a lungo trascurata dalla storiografia. L'obiettivo di questo paper intende quindi ripensare non soltanto le strategie dell'esilio repubblicano post-48esco, ma anche considerare la comunanza di visioni ideologiche, pratiche politiche e repertori d'azione militare, in questo caso di stampo colonialista, che vennero adottate dall'internazionalismo patriottico durante la seconda metà del XIX secolo.